Buonasera, bentrovati alla terza edizione del TG6, il nostro telegiornale che si apre con la politica perché sono state definite le candidature per le prossime elezioni del 4 marzo, i particolari e le novità nel servizio curato da Alfredo Primante. I giochi sono fatti, le candidature per le prossime elezioni per il rinnovo dei due rami del Parlamento fissate per domenica 4 marzo sono state consegnate alla Corte d'Appello di L'Aquila. Nel centrodestra esclusioni eccellenti, ai nomi già fuori la scorsa settimana Gianni Chiodi, Paolo Gatti e Antonio Razzi, ieri sera si è aggiunto quello di Fabrizio Di Stefano. Il deputato teatino si è dovuto fare da parte per permettere la candidatura del sindaco di Prato La Peligna, Antonella Di Nino. Rinnovamento, questa è la parola d'ordine usata dal coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano in calcio alla nota che ufficializza i candidati. Per l'uninominale alla Camera, nel collegio aquilano ci sarà la novità dell'imprenditore pescarese Antonio Martino di Forza Italia. A Teramo è candidata Lucrezia Rasicci della Lega, a Pescara Guerino Testa di Fratelli d'Italia che l'ha spuntata su Alessandra Petri, a Chieti Emilia De Matteo sempre di Forza Italia e a Vasto Enrico Di Giuseppe Antonio, attuale segretario regionale dell'UDC. Per l'uninominale del Senato, oltre ad Antonella Di Nino, candidata anche nel plurinominale, anche uno dei cosiddetti paracadutati, Gaetano Quagliariello. I capolista alla Camera sono Gianfranco Rotondi per Pescara Chieti Vasto e Paola Perino per L'Aquila Teramo. Al Senato invece Nazario Pagano. Anche in casa del PD i giochi sono fatti, ma non sono mancati fibrillazioni e mal di pancia. Camillo D'Alessandro torna in partita come capolista alla Camera per il collegio Pescara Chieti Vasto, scalzando al fotofinish Lucia Annibali, molto gradita a Renzi. L'altro capolista è Stefania Pezzopane. All'uninominale alla Camera i candidati sono Antonella Allegrino a Pescara, Antonio Castricone a Chieti, Sandro Mariani a Teramo, Lorenza Panei all'Aquila e Marusca Miscia a Vasto. Al Senato confermati la civica e popolare Federica Chiavaroli per Pescara Chieti e l'ex sindaco di L'Aquila Massimo Cialente per L'Aquila Teramo. Nel listino proporzionale del Senato il capolista è Luciano D'Alfonso. In quarta posizione, all'ultimo, è entrata l'attuale presidente dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, Manola Di Pasquale. Nel Movimento 5 Stelle oggi Luigi Di Maio ha ufficializzato i candidati esterni al Movimento. All'uninominale alla Camera ci sono Andrea Colletti per Pescara, Daniele Del Grosso per Chieti, Carmela Grippa per Vasto, Giorgio Fedele per L'Aquila e Antonio Zennaro per Teramo. Al Senato uninominale confermato l'ex direttore del centro Primo Di Nicola nel collegio Pescara Chieti, mentre all'Aquila Teramo correrà Emanuela Papola. Dopo le parlamentari e capolista alla Camera nel collegio 1 è Gianluca Vacca, nel collegio 2 e Valentina Corneli, al Senato il capolista è Gianluca Castaldi. Poche le novità negli altri partiti, tra queste nel centrodestra ed in Noi con l'Italia, nel listino alla Camera il capolista è Giulio Sottanelli, mentre al Senato è Mauro Di Dalmazio, ex assessore regionale nella giunta Chiodi. In Noi con Salvini invece tra i volti noti quello del sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara al listino del Senato e del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma in entrambi i listini della Camera. C'è anche Luigi Deramo. Cambiando schieramento, tra i civici e popolari della Lorenzin nessuna novità dell'ultima ora. Capolista del Senato è Federica Chiavaroli, della Camera 1 è Lucrezio Paolini e del collegio teramano aquilano Giorgio D'Ignazio. In Liberi Uguali c'è ancora l'eco delle polemiche per le candidature che avrebbero messo in secondo piano alcuni esponenti regionali come Gianni Melilla, che sabato ha contestato apertamente le scelte del partito di Pietro Grasso, che all'uninominale per Pescara ha scelto Ivano Martelli, a Chieti Sonia Del Rossi, a Vasto Giuseppe Marisi, all'Aquila Luigi Fabiani, a Teramo Stefano Alessiani. In Potere al Popolo il candidato nel listino della Camera al Collegio 1 è il segretario Maurizio Acerbo, nel Collegio 2 Silvia Frezza. Al Senato il listino è capeggiato da Marisa D'Alfonso. Per l'uninominale all'Aquila Alessandro Tettamanti, a Teramo Roberto Degnetti, a Pescara Franca Gallerati, a Chieti Alessandro Faragalli e a Vasto Daniela Spadaro. Domani in una conferenza stampa a Pescara invece la lista Insieme, che vede Uniti, PSI, Verdi e Lista Prodi, ufficializzerà le proprie candidature al plurinominale. Cambiamo pagina perché anche nella nostra regione si torna a parlare della vicenda dell'accorpamento dei piccoli tribunali e proprio a tal proposito è stato organizzato per le prossime settimane un consiglio comunale straordinario a Vasto. Vediamo il servizio.
È un accordo maturato sul territorio, sollecitato anche dai comuni dei due comprensori. A Vasto, i sindaci di Vasto e Lanciano illustrano l'accordo presentato in Commissione regionale e Tribunali d'Abruzzo per arrivare ad un tribunale unico. Nel riordino dell'amministrazione giudiziaria la riforma ha previsto la soppressione di entrambi i tribunali, ma è impensabile restare senza presidio di legalità, dicono Francesco Menna e Mario Pupillo in conferenza stampa, assieme ai presidenti dei rispettivi consigli comunali Peppino Forte e Leo Marongiu. Il lavoro per arrivare a questa proposta condivisa è iniziato da diverso tempo, dapprima con la proroga per i tribunali cosiddetti minori e adesso con il documento per il tribunale unico, fermo restando che sia Vasto che Lanciano manterranno le rispettive sedi. La distribuzione dei vari uffici tra le due città non è ancora definita, si aprirà il confronto tra i vari portatori di interesse. Per il sindaco Menna è importante conservare la procura. Vasto è una città di confine ed essendo una città di confine è a rischio infiltrazione, quindi deve preservare necessariamente la procura, anche perché ciò è stato ribadito dai vertici dello Stato, è stato ribadito in più occasioni anche che ci sono state, che hanno visto partecipi vari relatori autorevoli. Ci sono stati celebrati a Vasto processi importanti sulla criminalità organizzata, quindi è sicuramente una richiesta che viene da questo territorio, quello del mantenimento della procura come presidio di legalità, presidio a tutela del territorio. L'iter per arrivare a concretizzare la proposta di un tribunale unico Lanciano-Vasto non sarà breve. I consigli comunali sono chiamati a deliberare in tal senso. Poi toccherà al prossimo governo farsi carico di ricevere la proposta dal territorio. Il sindaco Pupillo ripercorre le tappe per arrivare fino alla proposta. Questo accordo con la città di Vasto, con il sindaco Menna, parte da lontano, quando anche con Luciano La Penna ci siamo sentiti in questi anni in cui i nostri tribunali sono stati ormai dichiarati chiusi. Una via d'uscita è quella di fare una proposta seria, valida, capace di dare efficienza e fare una spending review dei territori e dei tribunali. Noi l'abbiamo trovata e abbiamo detto che vogliamo che esista un presidio di legalità, tribunale Vasto Lanciano, Lanciano Vasto, questo non è importante, distribuito sulle due sedi. E poi saranno i tecnici e tutti i portatori di interesse a designare quali saranno le competenze dell'uno e dell'altro. Ma Lanciano e Vasto già sono legati, i tribunali dalla Corte d'Assise, sono collegati dalla storia, da un territorio che è il territorio abruzzese che per PIL pesa di più, che ha due grandi aree industriali. E quindi per noi sarebbe assurdo desertificare questo territorio che vedrebbe da Larino a Pescara o Chieti nessun tribunale. Cronaca sindacale, le segreterie regionali di CGIL e CISL e UIL hanno indetto per sabato 3 febbraio a Lanciano una grande manifestazione dei lavoratori abruzzesi per chiedere più lavoro e più sviluppo per il territorio. Secondo gli ultimi dati dei centri per l'impiego, la provincia che ha perso di più in termini occupazionali è stata quella di Teramo. I particolari nel servizio curato da Tania Bonnici Castelli. Mobilitazione dei lavoratori abruzzesi sabato 3 febbraio a Lanciano per chiedere alle istituzioni di elaborare strategie che determinino maggiore occupazione e più sviluppo sul territorio. Un territorio ormai impoverito dalla precarietà e che ha perso migliaia di posti di lavoro, passando da quasi 21.000 assunzioni a tempo indeterminato del 2015 a 10.455 del 2017. L'iniziativa è delle segreterie regionali di CGIL e CISL e UIL che hanno voluto annunciare l'evento da Teramo, la provincia che secondo gli ultimi dati dei centri dell'impiego ha maggiormente risentito della crisi economica ed occupazionale. Per questa la manifestazione regionale, per evidenziare anche che rispetto alle 109 crisi a livello regionale non abbiamo una reale possibilità di mantenere quell'occupazione e tantomeno di crearne altra. Teramo, dentro l'Abruzzo, è quella forse la provincia che ha più difficoltà dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista industriale, ma anche dal punto di vista infrastrutturale per quello che è successo nel territorio. La situazione del lavoro a Teramo com'è?
È una situazione molto delicata, le previsioni occupazionali che sono state pubblicate di recente evidenziano che il 60% delle nuove assunzioni saranno assunzioni a tempo determinato e il 10% in somministrazione, quindi si conferma un trend molto preoccupante che porta le persone ad avere dei periodi di lavoro alternati ad altri di non lavoro, e questo comporterebbe la necessità di un confronto serio sui tavoli istituzionali. Cosa proponete per risolvere questo gravissimo problema della disoccupazione a Teramo? Beh, questa è una bella domanda. Intanto noi abbiamo in qualche modo pubblicizzato questa manifestazione del 3 di febbraio a Lanciano, però volevamo anche in qualche modo far sentire la voce della provincia di Teramo, perché è vero che noi andremo a Lanciano perché per appoggiare i lavoratori della Honeywell, che sono in pratica verranno soppressi 450 posti di lavoro. Però è anche vero che non ci dimentichiamo delle varie vertenze che abbiamo in provincia di Teramo, che elencandole una alla volta arriveremo più o meno allo stesso livello di perdita di posti di lavoro. E siamo a Pescara perché a 39 anni dall'omicidio di Milano questa mattina è stato ricordato in Piazza Unione con una cerimonia il giudice pescarese Emilio Alessandrini. Pescara ricorda il giudice Emilio Alessandrini a 39 anni dall'omicidio. Sindaco, una cerimonia breve e significativa perché è giusto non dimenticare, e anche oggi come negli anni passati c'è stata questa importante partecipazione dei ragazzi delle scuole. Io penso che il senso della memoria, appunto, però poi non è il valore individuale di un figlio, ma il valore collettivo di una piazza che si riempie di persone, che sono le scuole, che sono le istituzioni, che sono i cittadini che passano qui per caso magari, perché appunto la memoria è quello che io penso sia una specie di spina dorsale della nostra collettività, perché se tu non sai la lezione di quello che è successo ieri è difficile che poi sei in grado di affrontare le sfide del domani e del futuro. Una lezione che voi tramandate ai ragazzi? Io penso che poi alla fine il senso migliore sia questo. Dopo la cerimonia con così, l'inno nazionale, andremo in una scuola appunto a ricordare cosa sono stati gli anni di piombo in Italia, cosa ha significato negli anni 70 il terrorismo in questo paese, perché terrorismo è una parola che conosciamo oggi in una dimensione, diciamo, diversa da quella degli anni 70, il terrore globale, il terrorismo internazionale, gli attentati suicidi, ma in Italia negli anni 70 c'è stata una guerra civile non dichiarata da una parte che voleva abbattere lo Stato a colpi di P38 e lo Stato. Ci sono stati 500 morti, fra cui Emilio Alessandrini, che era mio padre, e ricordiamo quella stagione per evitare qualunque revanchismo violento che possa così trovare terreno fertile in un momento in cui c'è certamente una grande crisi sociale, ma in cui le risposte vanno date entro i binari della Costituzione, della legalità, della democrazia rappresentativa. Andiamo all'Aquila, Gran Sasso in stato di abbandono, seggiovia forse pronta per metà febbraio, con la stagione praticamente compromessa, gli albergatori e maestri di sci sono sempre più scoraggiati. Vediamo il servizio curato da Daniela Rosone. Gran Sasso abbandonato, impianti ancora chiusi, anche se i lavori alle fondari sono quasi terminati e ragionevolmente con le prove si dovrebbe arrivare a metà febbraio, ma una stagione comunque oramai compromessa. Ma certezza non c'è, però la seggiovia per quanto riguarda l'esercizio è quasi pronta e magari i lavoretti di rifinitura saranno fatti poi inizio estate, però per l'esercizio è quasi pronta, devono attaccare la cabina Enel e poi cominceranno le prove che andranno tra le 2 e le 3 settimane, quindi andremo a finire tra il 15 e il 20 febbraio, poi però c'è la questione servizi. È ovvio che non sono solo gli impianti il problema, sono tutti i servizi attorno. Secondo Luigi Faccia vanno portati su innanzitutto i sottoservizi. Non è possibile rimanere senza luce, come era successo per tanto tempo, se succede qualcosa ad un cavo ad esempio. E poi c'è l'ostello, ormai c'è un bando, vedremo come andrà. Ma per l'albergo di Mussolini a Campo Imperatore si sa che la struttura è a pezzi ed è sempre più fatiscente e servono soluzioni. Ci saranno i lavori, ma sarebbe essenziale almeno aprire al piano terra un bar o una tavola calda per il turista che va a sciare. Non è possibile, lì la zona servizi dell'albergo in cui c'è l'ambulatorio, la polizia, i carabinieri, i bagni pubblici, non voglio dire le attività che sono, sembra poi uno che si faccia pubblicità,
e poi un minimo di conforto dove uno rientra e prende un caffè o prende un panino a 20 metri dalla seggiovia. Non può uno andare all'ostello e fare una ciaspolata per prendersi un caffè, quindi è essenziale, come la seggiovia, se non di più, fra l'altro. E siamo alla cronaca: a Pescara, allacci abusivi alla rete elettrica pubblica su oltre 200 contatori degli alloggi popolari del quartiere Rancitelli, nonché su servizi pubblici inesistenti. La scoperta è stata fatta nel corso di un servizio straordinario mirato di controllo del territorio da parte dei carabinieri della locale compagnia, volto a contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 6 persone per il reato di furto aggravato. L'attività di polizia giudiziaria, e che ha visto l'impiego di decine di militari e squadre di personale specializzato di Enel S.p.A., ha permesso di verificare la presenza di allacci abusivi. In particolare è stato appurato un allaccio abusivo alla rete pubblica in favore di un centro scommesse tramite una derivazione celata all'interno di un muro in cartongesso che consentiva il prelievo di energia elettrica da un palo dell'illuminazione stradale, che ha portato alla denuncia a piede libero del titolare. Denunciata anche una donna straniera che verosimilmente da circa 2 anni, cioè da quando l'Enel le aveva sospeso la fornitura di energia elettrica per morosità, aveva allacciato alla rete elettrica pubblica la propria utenza domestica tramite un bypass al suo contatore. Infine, gli altri 4 deferiti in stato di libertà avevano allacciato le loro utenze domestiche a quelle condominiali intestate all'ATER di Pescara. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri. E noi ci spostiamo ad Ortona, perché è stata aperta ed è fruibile la pista ciclopedonale che costeggia il mare, fa il paio con la recente sistemazione del parco Ciavocco proprio sotto il castello aregonese. Vediamo il servizio. Uno spettacolo la pista ciclopedonale di Ortona, tratto significativo di ciò che potrebbe essere tutto il percorso relativo all'ex tracciato ferroviario lungo 42 km da Francavilla a San Salvo. Ebbene, il tratto che lambisce la costa ortonese dalla spiaggia di Saraceni e fino a Ripari di Giobbe, addirittura attraversando il porto commerciale, è pronto e fruibile, già frequentato e con pareri riscontri più che positivi. Gli operai sono al lavoro per ultimare gli ultimi dettagli, un percorso finanziato con fondi comunali e che si inserisce nella riqualificazione del Parco Ciavocco, un collegamento verde tra città e mare che ha riprogettato il territorio sotto l'aspetto ambientale e turistico. La pista ciclopedonale, lunga circa 3 km, andrà a connettersi con quella prevista lungo la costa dei Trabocchi, aspettando ruspe e operai sinora grandi assenti. Il taglio del nastro già c'è stato prima di Natale, ma i lavori però sono fermi al palo, nonostante le rassicurazioni di iniziare nel mese di gennaio. Quella ortonese invece nei weekend accoglie già centinaia di pedoni per salutare i passeggiate, e poi biciclette e poi podisti. Le immagini si riferiscono ad una assolata e tranquilla mattinata di gennaio di un giorno feriale. Ecco i pareri. Quindi, di dove siete? Guardia Grele. Di Guardia Grele. E quindi qui perché? Per vedere questo percorso pedonale. Cosa ne pensi? Bellissimo. Sono contentissima perché finalmente non devo più andare a Francavilla a correre. Ok, grazie, buon lavoro. Buona corsa, ciao. È una cosa bellissima. Finalmente si vede qualche cosa che possa dare sviluppo a questa cittadina, a questa costa bellissima. E siamo alla pagina dello sport, apriamo con il calcio, con il Pescara, perché in casa adriatica si pensa al mercato con gli ultimi 3 giorni di trattative. Si chiude definitivamente la telenovela Carlos Sembalo. L'esterno della Guinea-Bissau torna a Brescia. L'accelerazione della trattativa proprio nelle ultime ore, quando sembrava essersi riaperto uno spiraglio per il Pescara, a seguito della decisione del Palermo di concedere il via libera al giocatore. A spuntarla è stato però il Brescia, che ha offerto alla società di Zamparini 150.000 euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto ad una cifra di circa 2 milioni di euro, più il 15% sulla futura rivendita. Una doppia beffa per il
Delfino che dopo l'irrigidimento del Palermo aveva virato per Filippo Falco che è andato KO al primo allenamento e ne avrà per un altro mesetto. Intanto quello di oggi è stato il primo giorno in bianca-azzurro per José Machin, il centrocampista originario della Guinea Equatoriale, è cresciuto nelle cantere spagnole di Barcellona e Malaga, arriva dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A alla cifra di 1,5 milioni di euro. Machin, che è stato a Brescia nella prima parte di stagione, stamani ha sostenuto le visite mediche e nel pomeriggio, come vediamo nelle immagini, ha sostenuto il primo allenamento in biancazzurro. A ore sarà formalizzato anche l'accordo che porterà in riva d'Adriatico il sostituto di Francesco Zampano, ovvero Riccardo Fiamozzi, in prestito dal Genoa con diritto di riscatto dopo aver giocato in questa stagione a Bari. In dirittura d'arrivo lo scambio impostato la scorsa settimana dal presidente Sebastiani e il DS Leone con la Juventus, al Pescara arriverà subito l'attaccante classe 96 Cristian Bonino, ora all'Alessandria ma di proprietà dei bianconeri. Alla Juventus andrà l'esterno Leonardo Mancuso, che però resterà fino a giugno a Pescara in prestito. Sul fronte uscite, Andrea Cocco è fortemente nel mirino della Salernitana, l'agente Giuffredi è al lavoro per trovare l'accordo con il club campano che deve perfezionare un'altra uscita per liberare spazio per Cocco. Le prossime ore saranno frenetiche, tante dinamiche e opportunità da valutare per verificare il destino di Cappelluzzo, Baez, Latelat, Stendardo, Rossi, Forte e Milicevic. E siamo alla Serie C perché questo pomeriggio è stato presentato a Teramo il neo direttore sportivo della formazione biancorossa Sandro Federico, ufficializzato venerdì scorso dopo l'esonero di Giorgio Repetto. Andiamolo ad ascoltare. Federico, un matrimonio che alla fine si è fatto. Sì, io col presidente ho sempre avuto un buon rapporto, quindi è arrivato nel momento in cui... probabilmente è il momento giusto per entrambi, in passato per un motivo o per un altro non siamo arrivati ad una soluzione, ma c'è stato sempre un grandissimo rapporto e quindi ben venga così, insomma. Ecco, subito al lavoro perché sono arrivati già San Domenico, in arrivo Panico e Gondò, un attacco praticamente ristrutturato. Sì, perché siamo convinti che lì davanti bisognava cambiare qualcosa, convinti io e il mister di avere attaccanti con caratteristiche diverse, quindi anche più giovani, perché con entusiasmo, con voglia di emergere, con voglia di dimostrare, sono dei profili interessanti che probabilmente abbiamo avuto anche la fortuna di poter portare a termine per tutta una serie di motivazioni e quindi bene così, insomma. Barbuti sul mercato a questo punto? Stiamo lavorando per trovare una possibile soluzione che vada bene anche al ragazzo, al procuratore, quindi perché con l'arrivo di tutti questi attaccanti è ovvio che lui potrebbe anche avere meno spazio. Il mercato offre delle opportunità, quindi può essere in qualsiasi reparto, se esce fuori la soluzione giusta, alle nostre condizioni, si farà e servirà per puntellare questo organico che secondo noi è già un ottimo organico che ha bisogno solo di scatenare qualcosa di diverso dentro di loro, quindi devono metterci un po' più di coraggio, un po' più di entusiasmo e nella voglia e nella volontà di vincere. Ecco, la cosa importante è che con l'asse Federico Palladini a Teramo torna a esserci una sorta anche di sintonia tra direttore sportivo e allenatore, il che probabilmente negli ultimi anni è mancato. Credo che sia importante perché in un momento come questo dove mancano 15 partite, avere già questo tipo di rapporto con l'allenatore credo sia fondamentale, ci permette di accorciare i tempi, io so cosa ha bisogno Ottavio e mi rende il lavoro molto più facile, quindi so le caratteristiche dell'allenatore, so e conosco benissimo la squadra per averla vista più volte e quindi anche 2 giorni si può fare mercato e si può fare bene, insomma non c'è problema. E scendiamo ancora di un gradino, siamo alla Serie D per iniziare a vedere i servizi delle gare giocate ieri. Partiamo dalla sconfitta della Vastese in casa della capolista Matelica.
come ad Avezzano, la Vastese sotto per 3-0 arriva ad un passo dal pareggio nella tana della super capolista del girone, pagando però dazio ad un primo tempo in cui il Matelica è apparso superiore, trascinato da un grande Magrassi, autore di una doppietta. Poi nella ripresa la reazione di orgoglio dei ragazzi di mister Gianluca Colavitto, che ci hanno provato fino alla fine senza però raggiungere il 3-3 che avrebbe premiato soprattutto la caparbietà di una squadra che non ha mai mollato. Per la formazione di Tiozzo il successo odierno, che bis a quello dell'andata all'Aragona, serve per avvicinare la Serie C. Il KO non cambia invece l'ottimo campionato della Vastese, che deve sì guardarsi alle spalle ma che vede anche la seconda piazza ad un tiro di schioppo. Colavitto non cambia formazione rispetto a domenica scorsa e conferma sinistra Casciani nonostante il ritorno di De Chiara dopo la squalifica. 11 tipo per i marchigiani, Spalti gremiti al Giovanni Paolo II con una corposa presenza nel settore ospiti dei supporter saragonesi. Dirige in un pomeriggio tiepido e soleggiato Giordano Di Novara. Al secondo minuto subito locali pericolosi con un pallone perso dagli abruzzesi e conquistato da Magrassi, che se ne va da solo verso Camerlengo andando però a concludere centralmente. Al quinto ancora Magrassi pericoloso con un tiro insidioso che il portiere della Vastese va a deviare in calcio d'angolo. Inizio prepotente dei marchigiani che sugli sviluppi del corner vanno vicini al vantaggio con una conclusione di poco fuori misura di Magrassi. La squadra di Colavitto pian piano esce fuori dalla sua metà campo, ma al 19° sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo è Angelilli di testa a mettere alle spalle dell'incolpevole portiere ospite. La squadra abruzzese non reagisce, così la cinica capolista ne approfitta andando a raddoppiare al 26° dopo aver scavalcato Camerlengo in uscita, e ancora Magrassi a griffare la giornata per il bomber marchigiano e la 15ª rete stagionale. Si fa durissima per gli adriatici che appaiono con le idee annebbiate e remissivi al cospetto della prima della classe, che al 32° trova il tris e la doppietta personale con Magrassi, che con un tiro dal limite non lascia scampo al portiere adriatico e con il pallone che si infila all'angolino. Partita che sembra quasi chiusa dopo poco più di mezz'ora e che al 34° Fiore prova a riaprire con la traversa che va però a salvare De Maliá. Il finale di tempo poi regala un'altra emozione al 46° con un colpo di testa di Da Pollonia che finisce fuori di pochissimo. Nella ripresa si ricomincia con Bittai al posto di De Feo e con i padroni di casa pericolosi già al primo con un tiro al lato di Gabbianelli. Al 7° si vede Leonetti per gli ospiti, ma De Maliá dice no e respinge. Al 10° arriva la rete della Vastese su punizione calciata da Pizzutelli in area del Matelica, tocca con la mano Angelilli. Rigore netto assegnato da Giordano Di Novara e trasformato da Fiore per il 3-1. Si rianima la squadra del presidente Bolami e continua a premere anche se al 23° Magrassi di testa sfiora il poker con Camerlengo che blocca sulla linea e con i padroni di casa che chiedono la rete. Al 25° tocco in area matericese con la mano di Losicco, con la Vastese che chiede il rigore con il fischietto piemontese che lascia proseguire. Il trascorrere dei minuti fa il gioco dei rossi di casa, anche perché la Vastese pur premendo non riesce a pungere e anzi al 29° Maronilli a salvare quasi sulla linea su conclusione di Losicco. L'ultimo quarto d'ora diventa poi palpitante visto che al 36° Brentana atterra in area Bittaie, ancora rigore, gol di Fiore che fa 3-2, gara riapertissima con la squadra del patron Bolami che cerca di gettare il cuore oltre l'ostacolo. I biancorossi ci provano in tutti i modi, anche se allo scadere Tonelli a chiamare a Camerlengo alla parata in calcio d'angolo. Poi sei lunghissimi minuti di recupero e al 96° il colpo di testa di un soffio fuori di Stivaletta. Per la Vastese arriva la sconfitta, ma la reazione della ripresa lascia ben sperare per la gara di domenica prossima in casa della Jesina. E un gol segnato allo scadere da Dos Santos ha permesso all'Avezzano di battere al De Marsi la Vispesaro di misura. Un successo ancora più importante perché è arrivato nella giornata in cui mancavano all'appello Bisegna, Pellecchia, Di Curzio e nella gara in cui si è infortunato proprio durante il match con i marchigiani anche Cerone. Vediamo. La febbre della domenica schizza alle stelle sul rettangolo del De Marsi. Incrocio di cartello ed alta classifica, Avezzano, Vispesaro a riempire il programma di questa quarta d'andata. Giampaolo senza Pellecchia, squalificato, tegola dell'ultimo momento col forfè di Michele Bisegna. Il tecnico chiama Dennis Besana a completare la linea 4 a centrocampo. Davanti i soliti Cerone e Dos Santos. Vispesaro a caccia di una vittoria per restare appesa alla corsa del Matelica. 4-3-3 con Olcese terminale offensivo e Cruz a partire dalla panchina. Il primo spunto di cronaca
cronaca è questo calcio di punizione all'undicesimo di cui si fa carico Cerone. Soluzione bassa sul primo palo, palla accompagnata fuori da Marfella. Ancora Vezzano al quattordicesimo, Besana riceve al limite, entra in area, cerca Cerone. Rasoterra di prima intenzione, nessun pericolo per Marfella. Al diciassettesimo è una delizia quella che D'Eramo serve a Cerone. Sul controllo provvidenziale la pressione avversaria. Si fa vedere la vista al ventiquattresimo, Fanti coi tempi giusti fa sua la sfera. Non è giornata per Giampaolo, alla mezz'ora si fa male anche Cerone. Primo cambio obbligato dentro il classe 98, Marco Acatullo. Primo tempo molto tattico, a tratti noioso. Per uno squillo degno di nota voliamo al 34esimo. Dos Santos premia l'inserimento di Besana, si spalanca lo specchio. Rasoterra morbido sul palo alla sinistra del portiere, palla di poco sul fondo. Al minuto 37 Lombardo cambia gioco per Besana. Aggancio e gioco di gambe a guadagnare metri. Servizio all'indietro per Persia che carica la botta. La sfera sfiora la traversa. Sussulto pesarese nel pieno del recupero su un cross dalla destra. Olcese conclude a rete e trova la risposta di Fanti. Non accadrà più nulla, si chiude il primo tempo sul parziale di 0-0, squadre a rifiatare. Si torna in campo dopo 15 minuti ed è la Vis Pesaro a battere il primo colpo. Inserimento perfetto di Buonocunto che punta la porta ma non conclude. L'azione sfuma. Sul capovolgimento di fronte la palla del vantaggio è sui piedi di Dos Santos, il brasiliano. È il tempo di coordinare il tiro ma cicca la conclusione ed è tutto facile per Marfella. Il ritmo è alto e i valori tecnici vengono fuori tutti. Provvidenziale la chiusura di Lombardo al 23esimo. Giampaolo mette di nuovo mano ai cambi. Fuori Denis Besana, dentro Michele Priorelli. Cost to cost di Lucas Bardella al 27esimo. Fa tutto da solo il centrale di difesa, 60 metri palla al piede e poi viene messo giù. Calcio di punizione, Dos Santos sul punto di battuta. Mancino di potenza, Marfella respinge Priorelli sulla ribattuta. Miracoloso il portiere pesarese a dire ancora di no. Doppio cambio chiamato da Riolfo, fuori Carta e Buonocunto, dentro Ridolfi e Cruz. La pazienza premia l'Avezzano, concentrato e ordinato. La manovra che sblocca lo 0-0 è un capolavoro in repartenza. D'Eramo di intelligenza taglia la difesa per Priorelli che intuisce il movimento. La mette rasoterra centralmente dove Dos Santos aspetta scalpitante per il tap-in che vale l'1-0. La reazione della Vis è tutta in questo calcio di punizione, Fanti la blocca. Si giocheranno 4 minuti di recupero, l'Avezzano chiude il muro di cinta e gestisce il vantaggio fino al triplice fischio del direttore di gara. Vittoria di carattere a dare conferma dell'importanza del campionato avezzanese al cospetto della seconda potenza del raggruppamento. La classifica si accorcia sul secondo e il terzo posto e se il Matelica se ne va, la lotta a un posto al sole è più aperta che mai. Ancora Serie D con la vittoria del Francavilla che al Valle Anzuca ieri con il più classico dei risultati ha battuto l'Olimpia Agnonese con il punteggio di 2-0. Ania Cantagalli. Francavilla soffre, rischia ma suona l'ottava contro l'Olimpia Agnonese. Un gol per tempo condannano i molisani e regalano ai giallorossi l'ottavo risultato utile consecutivo. Iervese ritrova Zerbo dopo la squalifica, con l'attaccante che parte però dalla panchina per lasciare spazio ai confermati Fofanà e Palumbo in avanti. Il Francavilla parte con il piede giusto, Di Cecco vede il movimento di Milizia, il cui diagonale ad incrociare finisce però fuori. L'Agnonese, che cerca punti vitali in ottica salvezza, giocherà un primo tempo perlomeno alla pari dei giallorossi. I padroni di casa sono fortunati al 14esimo nel vedere Giglio liberato da una punizione di Guerra non impattare bene con il pallone poi a due passi dalla porta. Due minuti più tardi Spacca calcola male il tempo d'uscita dagli sviluppi di un angolo. Il pallone arriva a Santoro che però tutto solo e a porta vuota non inquadra lo specchio. Il Francavilla rischia ancora quando Giglio di prima intenzione indirizza di un soffio fuori. A togliere le castagne dal fuoco ai giallorossi ci pensa Molenda. Il centrocampista è bravo ad inserirsi e Fofanà altrettanto a vederlo in area, servendogli un pallone da spingere solo oltre la linea di porta. Il vantaggio della squadra di Iervese non tramortisce gli ospiti che continuano a premere. Al 32esimo Spacca riesce in qualche modo ad intercettare il tocco di prima intenzione da due passi di Giglio. È Palumbo a cercare di dare la sveglia ai suoi, ma l'attaccante fa tutto bene al 44esimo, non riuscendo però poi a trovare la porta. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo, con il Francavilla che subisce la pressione dei molisani. È ancora Palumbo però a tentare di far qualcosa in solitaria, partendo palla al piede e trovando sul più bello la deviazione in calcio d'angolo di un difensore ospite. L'attaccante ci riprova poco dopo il quarto d'ora, lasciando Rullo sul posto ma non trovando lo specchio della porta. La pressione costante ed un po' di stanchezza spingono però l'Agnonese ad allungarsi, lasciando ampi spazi ai giallorossi. Al 21esimo in ripartenza Fofanà non inquadra la porta dalla distanza con Faiella in uscita. I tempi però sono maturi per il raddoppio.
Dagli sviluppi di una punizione calciata da Palumbo, i molisani fanno Arachiri, con Fofanà pronto sulla ribattuta corta di Faiella ad insaccare per il 2-0. Clamorosa è l'occasione che si divora di Renzo alla mezz'ora. In ripartenza Mele e lo stesso terzino si ritrovano davanti alla porta, ma il tiro che fa partire il giocatore giallorosso a porta vuota è troppo debole e consente a Frabotta di salvare tutto. È l'ultima occasione degna di nota del match, prima di vedere il Francavilla esultare e pensare già al prossimo impegno casalingo, anticipato a sabato prossimo contro il Campobasso. Ed è tutto per la terza edizione del TG6, l'informazione della nostra rete torna domani alle 8 con Mattino 6, la prossima edizione del telegiornale invece domani alle 14. Grazie per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di una serena notte.